Alessandro Sorrentino a Cesena, la prima da titolare, poco lavoro ma una sconfitta alla fine bruciante. È stata una partita dove, come quella col Teramo, dove non abbiamo creato molto. Lì a Cesena, giocando anche fuori casa con una buona squadra, abbiamo fatto un buon calcio. So che gli episodi dopo pagano, siamo stati sfortunati che abbiamo preso un autogol, ma secondo me abbiamo fatto una buona partita. Anche la difesa ha lavorato bene. Sabato c'è il derby, bisogna assolutamente vincere. A questo punto basta parole, occorrono i fatti. Sicuramente daremo il nostro meglio, stiamo lavorando in settimana, lavoreremo anche nei prossimi giorni e dobbiamo anche rifarci dalle sconfitte che abbiamo ricevuto, quindi sono sicuro che faremo un'ottima gara. Di Gennaro è infortunato, è arrivato Jacobucci, come hai accolto questa notizia? Siamo dei giocatori a parte noi portieri, viviamo il campo diversamente, quindi l'abbiamo legato subito. Tu sei pronto ovviamente a difendere con le unghie e con i denti il posto da titolare? Sì, assolutamente sì, farò del mio massimo per restare da titolare. Questa è una stagione per te che potrebbe essere decisiva a questo punto, potrebbe rappresentare davvero il classico salto in avanti? Sì, potrebbe deciderla, come no, potrei fare bene come potrei fare male, quindi si cerca sempre di fare il massimo, poi ovviamente arriveranno se deve arrivare, se no succede quello che succede. Torniamo al derby, sabato c'è il Teramo, una partita particolare, importante. No, è una squadra che abbiamo già affrontato, quindi la conosciamo bene, sappiamo anche come giocano loro, quindi anche i punti deboli, dove attaccarle, quindi secondo me sarà una partita diversa da quella della Coppa Italia, sicuramente.